Presidente, oltre ai rapporti con la magistratura, si deve parlare anche di un'avvocatura che spesso e volentieri deve fare conti anche con una parte di colleghi politicizzati. Per stabilire dei rapporti e dei dialoghi proficui, la politica dovrebbe stare forse fuori da queste logiche? Probabilmente sì, però è difficile poi distinguere i due campi d'azione, ci sono inevitabilmente dei punti di contatto ed è inevitabile che ogni avvocato ha il suo portato storico, umano, è necessario confrontarsi con tutte queste realtà, quindi sicuramente anche per questo non ci tireremo dietro, ovviamente saremo sempre pronti al confronto con tutti e in ogni situazione d'emergenza. Volevo concludere il discorso dicendo che questa suddivisione di compiti che noi abbiamo in qualche modo organizzato, ma è tutto un work in progress, sicuramente nei prossimi giorni ci rivedremo e completeremo il discorso. A mio avviso farà in modo che tutta l'avvocatura, soprattutto la giovane avvocatura salentina, si dovrà sentire coinvolta in un progetto che non è più, come si riteneva una volta, un progetto di solo pochi, ma è il progetto di tutti, perché tutti insieme siamo una forza e possiamo veramente rappresentare poi un baluardo dell'avvocatura e quindi a tutela dei diritti del cittadino. Io non li chiamo clienti, i nostri sono degli assistiti, noi tuteliamo diritti nell'esercizio del nostro mandato. E se siamo compatti, se siamo uniti, a prescindere dalle ideologie, adesso la domanda mi porterebbe su un territorio che voglio evitare, non è questo il momento, ma noi dobbiamo essere uniti a prescindere dalle ideologie e tutti insieme saremo una forza che consentirà di sviluppare anche le nuove generazioni dell'avvocatura in una maniera nuova, un modo nuovo di fare l'avvocato, la professione dell'avvocato, la tutela dei diritti, insomma, che intendiamo rappresentare.